di Serie D, Girone B. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti e le società sono responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori secondo quanto previsto dall'articolo 10,3 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 numero 336, sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi. Pertanto, si invitano gli spettatori. Un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi da Leonardo Landoni e da tutta la redazione di Nero Verde Channel. Siamo in diretta come sempre dallo stadio Giovanni Provasi di Castellanza in occasione della quinta giornata di campionato di Serie D, Girone B, partita in programma quest'oggi, come vedete dalla nostra grafica, Castellanzese, Brianza, Olgitatese. Andiamo a dare un'occhiata a quella che è la formazione titolare degli ospiti, che è quella della Brianza Olgitatese in tenuta bianconera. Quest'oggi si presentano i ragazzi di Giovanni Arioli, formazione 4-3-3, con il numero 1 Colnago, 3 Brini, 4 Tarasco, 13 Bernacchi, 2 Redaelli. A centrocampo 8 Panzetta, 5 Cazzagna, 7 Belingheri, 11 Citterio, 9 Ecuban, 10 Caraffa. In panchina, l'abbiamo detto, l'allenatore Giovanni Arioli con il 12 Colombo, 6 Viganò, 14 Vischetti, 15 Corbetta, 16 Dugé, 17 Della Re, 18 Crema, 19 Gaeta, 20 Ruggeri. Questi gli ospiti. Andiamo a vedere adesso l'11 titolare, la formazione messa in campo dal nostro Andrea Ardito per quanto riguarda la nostra Castellanzese. I nostri ragazzi chiamati a reagire quest'oggi con il tradizionale 3-5-2 sulla voce del nostro formidabile speaker. Andiamo a dare la formazione con il numero 22 in porta Cincilla, 2 compagnoni, 5 capitana Luciai, 6 Micheli, là in mezzo tutti i 5 paladini in maglia nero-verde, 18 Falzoni, 19 Piran, 4 Perego, 10 Ferrandino, 21 Mandelli. Là davanti la coppia che deve tornare a far sognare tutto il mondo nero-verde con il numero 7, Chessa con il numero 9 Colombo. In panchina a far compagnia a mister Andrea Ardito si accomodano per ora con il numero 1 Asnaghi, 8 Sestito, 14 Gazzetta, 16 Mei, 17 Tramutoli, 20 Manfre, 23 Baldan, 24 Cattaneo, 26 Baldazzo. Adesso diamo dulcis in fundo un'occhiata alla terna arbitrale che andrà a dirigere questa quinta giornata di campionato. Il direttore di gara, come vedete in sovraimpressione, è il signor Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino, che verrà coadiuvato dai signori Niroi della sezione di Civitavecchia e Niroi Gobukulluk della sezione di Civitavecchia e da Alessandro Rastelli della sezione invece di Ostia Lido. Quindi davvero tutto pronto, terna arbitrale appena evocata che sta facendo il proprio ingresso in campo, come vedete nella nostra diretta YouTube. Seguite, mi raccomando, tutti i contenuti live offerti da Nero Verde Channel sul canale ufficiale dell'USD Castellanzese 1921. È entrata la terna, entrano gli ospiti e adesso entrano i nostri ragazzi e entrano sulle note del loro inno, del nostro inno, di tutto il popolo nero verde che vuole tornare ad esultare qui al Giovanni Provasi di Castellanza. C'è anche un piccolo numero 7 aggiuntivo che possa davvero essere quello di Super Mario Chessa e di tutti i talenti in maglia nero-verde. Che bello tra l'altro tornare a vederli con i loro colori ufficiali, con i colori che tanto amiamo qui in casa nostra, qui al Giovanni Provasi di Castellanza. Dicevamo, questo piccolo grande valore aggiunto che ogni giocatore può e deve portare quest'oggi in una partita che si preannuncia decisamente equilibrata, che si preannuncia spettacolare. Entrambe le squadre giocano un gioco molto offensivo, hanno intenzione di affrontarsi a viso aperto e soprattutto mister Andrea Ardito, dopo
l'ultima battuta d'arresto in campionato proprio qui al Giovanni Provasi di Castellanza contro la Virtus Cisarano Bergamo. Ha detto: ci vuole più concretezza là davanti, siamo stati bravi, abbiamo creato tanto, abbiamo raccolto un po' meno. Quindi davvero possa davvero essere una raccolta di emozioni, di soddisfazioni e di realizzazioni per tutto il popolo neroverde. Questa quinta giornata di campionato si attende solo il fischio del direttore di gara, lo ricordiamo, il signor Di Mario della sezione di Ciampino, anche perché poi superato questa sfida non ci sarà un attimo di sosta, la prossima giornata saremo già impegnati in una partita molto molto particolare per tutto il popolo neroverde. Si andrà ad affrontare la Casatese, dove ci sono tanti ex, in primis l'allenatore Mazzoleni, che chiaramente salutiamo, il mister protagonista insieme a tutto il popolo neroverde e tutta la squadra di una grandissima cavalcata nella scorsa stagione che ha portato la Castellanzese ad imporsi addirittura nei playoff. Questo è il passato, un passato glorioso che la Castellanzese, e ovviamente un passato recentissimo che la Castellanzese vuole tradurre in un futuro e in un presente ancora più radioso e glorioso. E lo fa a partire da questo momento, difendendosi dal primo possesso palla della Brianza Olginatese, perché è arrivato il fischio del direttore di gara. Primo pallone toccato di testa dal numero 4 Perego. Riconquista palla adesso solo per un istante Falzoni. Prova subito ad attaccare la formazione ospite. Anzi, è stata di Piran la prima iniziativa in fase di interdizione. Iniziativa offensiva che invece passa ai giocatori in maglia bianco crociato nera. E adesso prova a distendersi per la prima volta in questo match la Castellanzese. Fa buona guardia Belinghieri per quanto riguarda la Brianza, ma la Castellanzese è già lì davanti. Duettano i due, attenzione. Chessa ha pronto il pallone, prova al destro. Arrivano i primi applausi al Giovanni Provasi di Castellanza. Prima iniziativa offensiva in ripartenza da parte della Castellanzese. Cominciano ad affinare la loro intesa, che ovviamente non è mai stata messa in discussione. I due goleador dell'USD Castellanzese 1921, vale a dire Roberto Colombo e Super Mario Chessa. Va al primo rinvio della sua partita col Nago, estremo difensore della Brianza Olginatese, che adesso gestisce questo pallone, non riuscendo a trovare la verticalizzazione per la punta Citterio. Adesso attenzione, pressione alta che sta per dare buoni frutti per la Brianza Olginatese, ma c'è capitano Lujai che come sempre fa sentire il suo tempismo e la sua sostanza in fase di chiusura, il capitano della formazione nero-verde. Stavolta è Chessa che tiene alta la pressione, attenzione, pallone un po' a metà strada. Si è mosso però con i tempi giusti Viganò, che ha detto no a Roberto Colombo, che era già lì pronto, neanche a dirlo, in agguato, ad approfittare di un pallone vagante. Rimessa laterale in favore dei ragazzi di Andrea Ardito, in piedi come sempre davanti alla sua panchina a guidare la sua squadra. Adesso attenzione, messo giù Chessa, richiamo solo verbale per il numero 6 della Brianza Olginatese, è arrivato in ritardo, intervento onesto ma troppo irruento. Calcio di punizione giustamente assegnato ai padroni di casa. Pronto sul pallone Alujai, che resta l'ultimo uomo in questa situazione, resta largo alla sua sinistra Compagnoni, ma si va invece profondo a cercare e a trovare Falzoni, che può entrare in area di rigore. Batti e ribatti, l'ultimo tocco credo sì è stato del centrocampista nero-verde, e quindi rimessa laterale. C'è già pronto Redaelli, per quanto riguarda la rimessa in gioco del pallone per la Brianza Olginatese. Non c'è nulla, attenzione, Colombo resiste alla spinta ai suoi danni. Il pallone però torna tra i piedi degli ospiti, che provano subito a distendersi. Micheli lo lascia spazio alla punta Ecuban, in maglia numero 9 della Brianza Olginatese, molto attiva, la vedete, in fase di pressione. Infatti qui adesso Micheli ha il suo da fare. Sarà sicuramente un bel duello quello che vedrà come protagonisti la torre difensiva nero-verde. Da una torre all'altra però andiamo dalla torre offensiva, vale a dire Roberto Colombo, che però
Si vede parare davanti la maglia numero 4 di Tarasco, bravo a prendere posizione tra l'attaccante nero-verde e il pallone, per poi andare ad alleggerire senza particolari rischi dal proprio portiere. Il pallone è terminato poi sugli sviluppi direttamente in fallo laterale. Batti e ribatti adesso Piran, cambia colore questa volta la rimessa laterale ed è in favore della Castellanzese. Si va per vie centrali da Chessa, la mette giù elegantemente, solo però in una zona dove ci sono maglie bianco e nere. Tocco all'indietro ancora. Colombo si fa sentire in fase di pressione. Esce bene con il giro palla però. La Brianza. Adesso viene messo giù il capitano degli ospiti in maglia numero 8, Panzetta. Ha difeso bene il pallone con il corpo. Abbiamo già visto diversi duelli concretizzarsi sia nel cuore del campo, all'altezza del cerchio di centrocampo e poi ovviamente sulle rispettive tre quarti, determinate in una sfida che, l'abbiamo detto, si preannuncia molto equilibrata. Sarà chiaramente rischiare la giocata per utilizzare un'espressione tanto cara al talento della nazionale azzurra Bernardeschi. Rischiare la giocata sia in fase offensiva che in fase difensiva, gestire le sfide one to one per far valere appunto quel valore aggiunto di cui facevamo riferimento in apertura di telecronaca qui in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'USD Castellanzese 1921, il canale di Nero Verde Channel, che vi fa seguire queste emozioni in diretta qui dal Giovanni Provasi di Castellanza, con la Castellanzese che ricomincia dalle proprie retrovie con Micheli. Si va da capitano Lujai, c'è lì alla sua sinistra Compagnoni, servito in questo momento, va in avanti ancora una volta a cercare fortuna e a cercare Roberto Colombo, che ancora una volta chiama gli straordinari Tarasco. Il pallone questa volta non esce, alimenta l'azione offensiva nero-verde. Piran si può accentrare, vediamo se gli concedono il sinistro, va giù Colombo, tutto ok. Non c'è stato nulla, non è riuscito ad arrivare sulla sfera il bomber nero verde. Pallone già gestito dalle mani guantate di Colnago, al limite della propria area di rigore. Portiere della Brianza Olginatese va al rinvio. Va più in alto di testa Perego. Mandelli, bravo, questo ottimo questo suo break. Adesso toccato, messo giù, intervento da dietro di Ecuban, cenno di intesa con Mandelli, tutto ok, pallone già in movimento, gestito da Ferrandino, corto il suggerimento per Chessa, che però ci crede e beffa il capitano della Brianza, che però poi viene, gli viene a dare una mano Belingheri, che poi è stato messo giù, voleva un calcio di punizione, è stato di avviso diverso il direttore di gara, si continua a giocare e la Castellanzese, Castellanzese può beneficiare di un altro rinvio della bandierina. Il pallone resta lì. Piran lo mette al centro. Ecuban torna bene sul pallone. Sta facendo un buon lavoro in fase di protezione della sfera e di conseguenza di allungamento della squadra. La punta della Brianza Olginatese, che adesso si fa vedere davanti con Belingheri sulle sue tracce. Ottima qui la presa in anticipo, preso anche un colpo involontario, Cincilla, primo intervento della sua partita, ottima scelta di tempo sul tentativo di cross teso di Belingheri, ha fatto buona guardia l'estremo difensore in maglia rossa della Castellanzese, c'è bisogno di un piccolo intervento dello staff di supporto della panchina di mister Andrea Ardito. Fermato subito il gioco il direttore di gara. Ci avviciniamo al decimo minuto di gioco. Giovanni Provasi di Castellanza sempre 0-0.
tra Castellanzese e Brianza Olginatese. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni. Vediamo se andrà lungo Cincilla a cercare ancora una volta la sponda. È così da parte di Colombo, che viene anticipato e servito da Mandelli. Colombo, attenzione, si fa largo sull'avversario. Spiega le ali, così come piace a lui, così come piace a noi dirlo in occasione delle sue grandi giocate. Questa volta lo fa in maniera eccessiva, mettendo giù il diretto marcatore. Anche Colombo, nelle interviste post partita contro la Virtus, ha detto che, così come analizzato giustamente dal proprio allenatore, Castellanzese ha avuto un buon avvio di gara nella scorsa partita qui al Giovanni Provasi di Castellanza, dove però è mancata la necessaria concretezza, cosa che ovviamente contraddistingue lo stile di gioco di un bomber indiscusso come Roberto Colombo, anche un mago indiscusso come Mario Chessa, che mette al centro per Ferrandino! È nero verde, è nero verde, è nero verde, è Ferrandino, è la concretezza che vuole Andrea Ardito, è la concretezza, la qualità, la velocità che porta in vantaggio l'USD Castellanzese 1921, Castellanzese 1, Brianza Olginatese 0, la sblocca Ferrandino al minuto 10, la sblocca il 10, avanti i nero verdi. Esulta verso la sua tribuna Ferrandino, cenno di intesa e di carica con la panchina e soprattutto con il suo allenatore Andrea Ardito. Lo stavamo dicendo, un'occasione per la Castellanzese, un gol e già si vedono. Questa è già una differenza sostanziale, fondamentale rispetto all'avvio di gara che era stato ottimo contro la Virtus Ciserano. Là un paio di occasioni, nulla di fatto e gol solo sfiorato. Qui un'occasione e un nero verde che fa la sua graditissima comparsa sul tabellino dei marcatori di questo match, che quindi si sblocca. Prova adesso la zampata Bellingheri, non trova la deviazione in angolo e quindi pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo campo, quindi si riparte da una rimessa dal fondo di cui si incarica Cincilla, che questa volta va corto dal suo capitano, rinvio lungo a mezza altezza a non trovare Chessa, eccezionale il suo break prima, servito, non ci ha pensato due volte, ha puntato la porta. Si è portato via degli avversari e ha lasciato lo spazio decisivo a Ferrandino, che di prima intenzione ha appoggiato in rete con precisione e forza, perché col nago è stato comunque bravo a distendersi alla propria destra, come avete visto dalle immagini in diretta, provare un intervento disperato. Prova adesso la conclusione al volo Cavagna. Pallone che e conclusione non hanno impensierito Cincilla. Ottimo inizio di gara, quindi, lo dicevamo, della formazione di Andrea Ardito, che ha subito concretizzato la prima vera iniziativa offensiva del proprio match. Rimessa laterale di cui si incarica Redaelli, stavolta di testa. Non riesce il cambio gioco alla Brianza Olginatese, quindi si riparte con una nuova rimessa laterale in favore dei neroverdi, che confermano, sbloccando il risultato dopo i primi minuti di gara, di essere decisamente la squadra che vuole Andrea Ardito, brava ad aggredire l'avversario così come in questo caso. Pallone sottratto solo per un istante alla squadra ospite, dicevamo, una squadra che sa entrare in partita. Questo si è visto in avvio di partita nell'ultimo turno infrasettimanale contro la Virtus, è mancato il gol, si è visto decisamente nella rimonta che poi purtroppo non si è concretizzata a pieno, sempre nella medesima partita
di mercoledì scorso, sempre contro la Virtus, sotto 2-0 alla fine del primo tempo. In una decina di minuti la Castellanzese ha bussato due volte alla porta avversaria. E quest'oggi, proprio allo scoccare del minuto 10, la Castellanzese si trova in vantaggio. Formazione che quindi sa che cosa deve fare, lo fa anche con buona efficacia. Ovviamente ampi margini di miglioramento per un gruppo che Andrea Ardito sta plasmando, potendo contare su tutti i suoi talenti, uno su tutti, Mario Chessa, che prova adesso a imbeccare l'autore del gol che ha sbloccato il risultato ferrandino. Questa volta non c'è arrivato, arrivano comunque gli applausi meritati per il fantasista in maglia nero-verde, numerata con il 7. Alujai, attenzione perché gli è andato via Ekubani, ma se si va via ad un nero-verde è difficile andare via anche al secondo. Compagnoni, attento come sempre in fase difensiva. Abbiamo parlato prima dei duelli, prima break decisivo nell'uno contro uno di Chessa, che ha saltato il suo diretto marcatore. Qui Ekubani aveva saltato Alujai, non è riuscito a saltare Compagnoni. Attenzione adesso, rinvio, prende un piccolo rischio qui la Brianza. Adesso fuori gioco di rientro, si è alzata la bandierina di uno degli assistenti del direttore di gara. Rientrato con troppa calma una delle punte della Brianza, Olginatese. Quindi calcio di punizione in favore della Castellanzese, superato il primo quarto d'ora di partita. Al Giovanni Provasi di Castellanza, la Castellanzese è in vantaggio per 1-0. Grazie ad una bellissima azione, tutta in velocità e tutta in verticale, della formazione di casa, finalizzata egregiamente dal numero 10, Daniele Ferrandino, servito da Mario Chessa. Adesso prova a ragionare la Brianza, che ha ripreso con molta tranquillità a gestire il pallone. Fin qui non sono apparsi particolari contraccolpi psicologici dal vantaggio della Castellanzese. Qui adesso Micheli, c'è stata la spinta, interventi come si suol dire di mestiere da parte di un difensore roccioso come il numero 6 della Castellanzese. Qui ci sta però il calcio di punizione assegnato alla Brianza Olginatese, che si fa vedere adesso là davanti con questo calcio di punizione da posizione interessante per gli ospiti e di conseguenza preoccupante per i padroni di casa, che infatti vanno ad affollare l'area di rigore di fronte alla propria porta a protezione di Cincilla. Tutta la Castellanzese ad eccezione di Mario Chessa nella propria area di rigore, pallone scodellato al centro dell'area di rigore, resta lì, prova la conclusione bella di Belingheri, numero 7. Non era facile coordinarsi nel modo giusto. Adesso c'è un richiamo per Cincilla, spiegazione con il direttore di gara, tutto ok e si può ripartire. Micheli sulle sue tracce come sempre, Ekuban. Decisamente una delle sfide personali che più è già entrata nel vivo in questo avvio di partita. Lo stesso Ekuban va adesso a cercare e trovare solo per un istante Caraffa. Micheli, ancora una volta, questa volta l'ha vinta lui la sfida con il 9 della Brianza Olginatesi, che guadagna comunque metri e si fa vedere in avanti adesso con questa rimessa laterale. Ferrandino, prezioso il suo lavoro anche in fase di copertura. Mandelli, attenzione, batti e ribatti, fortunata qui la Castellanzese. Resta giù il giocatore della Brianza, ma non c'è nulla, si sta rialzando adesso Brini, messo giù Mandelli. Brava qui la formazione ospite a coprirsi. Tanta velocità in campo e di conseguenza la spettacolarità del match non può che guadagnarne di conseguenza. Mandelli, ancora su questo pallone, mi è toccato forse da dietro caparbiamente
serve Mario Chessa da terra, attenzione nello stretto servito da Colombo, in area di rigore Mario Chessa, prova a mettersi in proprio, manda al bar un avversario, prova a mettere al centro per Perego, che risposta del portiere, si alza la bandierina. Si erano alzati i tifosi al Giovanni Provasi di Castellanza, la rete era stata gonfiata per la seconda volta, questa volta da Mario Chessa, che aveva dato il là a questa altra bella azione offensiva della Castellanzese, però sul tentativo di Tapine che era andato a segno. È stata brava la difesa della Brianza Olginatese a salire e a mettere offside il fantasista nero-verde, dopo la bella conclusione di Perego, forte, tesa, e dopo l'altrettanto buona risposta in allungo e in tuffo da parte di Colnago. Si lotta adesso su questi palloni, attenzione che hanno un po' di spazio e infatti prova a prenderselo tutto Caraffa, mette in movimento il suo compagno di reparto Citterio, scatta subito il raddoppio di marcatura, Citterio induce all'errore l'avversario che non è riuscito a rimettere in the box questo pallone. Nuova rimessa dal fondo in favore della Castellanzese, vicino al raddoppio, poco fa con una sassata di Perego, ben neutralizzata da Colnago. Adesso attenzione, errore di Micheli in fase di impostazione, questa è una notizia. Rimessa laterale regalata agli ospiti, attenzione ragazzi, che ovviamente la partita, l'abbiamo detto, sarà caratterizzata da tanto equilibrio, da tanta attenzione e da tanta sostanza, così come quella che trova adesso Falzoni facendo rimbalzare il pallone sul corpo di Belingheri, portandosi a casa il massimo da una situazione che si stava complicando, vale a dire una rimessa da fondo campo. Eccoli là ancora i due a darsi battaglia. La spunta ancora una volta Micheli, che va dai suoi compagni di reparto, compagnoni, centrale per Alujai. Salta bene il primo pressing offensivo degli ospiti, la formazione di casa, Chessa allarga dall'altra parte, non ci pensa su due volte, Falzoni, vediamo se riesce ad innescarsi il numero 18 della Castellanzese, che prova a mettersi in proprio, mette largo per Ferrandino, al centro questo pallone, si è alzata però nuovamente la bandierina dell'assistente sulla fascia lontana. Ferrandino finito al di là. Molto attenta la formazione ospite a livello di schieramento difensivo, soprattutto sugli esterni e soprattutto di conseguenza contro gli esterni offensivi della Castellanzese, che devono essere bravi a tararsi e a trovare il tempo giusto di inserimento. Non a caso il gol che sta decidendo questo match è nato da un'iniziativa per vie centrali avviata da Mario Chessa, iniziativa offensiva che adesso passa alla formazione ospite con questo primo tiro dalla bandierina per la Brianza Olginatese. Sul pallone c'è Cavagna, traffico nell'area di rigore della Castellanzese, attenzione ragazzi, pallone arriva al centro dell'area, salta più in alto di tutti Alujai, prova subito la conclusione, è buona, così come è buona la tenuta del muro difensivo nero-verde. Attenzione, Mario Chessa a dar fastidio al capitano della Brianza Olginatese, che riesce a contenerlo a fatica. Qui invece con più eleganza, attenzione perché scappa in mezzo ai due difensori qui Ekuban, rimessa laterale, c'è stata una deviazione tra l'altro della punta in maglia 9 della Brianza Olginatese, quindi rimessa laterale sempre della Castellanzese. Falzoni si va in avanti, ma andare al centro giustamente sceglie la soluzione più tranquilla, occhio a questi campanili strani. Perego in acrobazia riconquista palla la formazione ospite, pallone gestito adesso da Viganò, che va dal suo compagno di reparto Tarasco, pallone in avanti da un numero 6 all'altro, quello della Castellanzese lascia sfilare il pallone oltre il fondo campo. E si ricomincia ancora per vie centrali la manovra della Castellanzese,
che ha trovato fortuna là davanti, proprio in questa modalità. Bello qui il perentorio anticipo di testa da parte di Compagnoni. Perego a lottare nel cuore del campo. Attenzione, perché adesso si distende bene là davanti la Brianza olginatese. Piran, brava a far temporeggiare l'avversario. Cambia fascia d'attacco la Brianza olginatese, mette al centro questo pallone. Attenzione, mia e tua, non è di nessuno. E alla fine è di Perego. Falzoni di prima. Ancora Perego. Rimessa laterale. Ancora una volta in favore degli ospiti, che adesso provano a farsi vedere con più continuità dalle parti della porta di Cincilla. Sarà una rimessa laterale lunga a giudicare dalla rincorsa. Così è, Cincilla ringrazia da un numero 2 a un numero 22. Non si riesce però ad arrivare al numero 7. E siamo ritornati da Redaelli. Pallone gestito adesso a centrocampo dalla Brianza olginatese, che adesso prova a sviluppare il gioco sugli esterni. Si ritorna per vie centrali da Cavagna. Viene a prendersi palla il capitano Panzetta. Tocco all'indietro per i suoi difensori. Chessa sempre sulle tracce dei portatori di palla avversari. Ancora una volta una verticalizzazione. Mancata l'intesa questa volta con le punte. Infatti chiedono spiegazioni al proprio reparto arretrato. Mandelli con il fisico difende il pallone. Arriva al raddoppio di marcatura di Ekuban. L'abbiamo già detto quanto si stia sacrificando anche nel cosiddetto lavoro sporco la punta molto attiva della Brianza olginatese, che adesso torna di nuovo a gestire il pallone dalle parti delle nostre telecamere. Ferrandino, sorpreso dal fatto che questo pallone sia arrivato dalle sue parti, lo riconsegna di fatto agli avversari. Bravo qui Colombo a fare a sportellate con il capitano della Brianza olginatese. La spunta lui, qui intervento senza fronzoli di Redaelli, che per fortuna non trova Colombo. Ferrandino, ancora per Colombo. Nello stretto, non riesce a farsi largo. Ha fatto buonissima guardia Cavagna. Si ritorna da Colnago. Di nuovo da Redaelli. Va al lancio lungo l'esterno della Brianza olginatese. Pallone direttamente in fallo laterale. Superati i 26 minuti di gioco. Castellanzese sempre avanti. Il Giovanni Provasi di Castellanza per una rete a zero. Realizzata dal numero 10 nero verde Ferrandino. Non prende nessuno questo pallone, decide di alzare questo campanile in avanti. Attenzione questa volta Compagnoni su Ekuban, che ancora una volta però con il fisico ha difeso molto molto bene il pallone. Attenzione perché adesso attaccano loro. Pallone in avanti, attenzione, Falzoni non trova il pallone. Beninghieri, per fortuna della Castellanzese, non trova la giusta coordinazione e di fatto effettua un appoggio verso il quale Cincilla può intervenire comodamente, andando ora al rinvio a scavalcare la linea di metà campo. Colpo di testa a liberare la propria tre quarti, qui messo a terra Perego. Calcio di punizione giustamente assegnato alla Castellanzese, che torna nella metà campo avversaria. Micheli. Volevano un fallo di mano i giocatori della Castellanzese, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Pallone che arriva giusto con Cincilla, che si prende un secondino extra per andare sul pallone. Piccolo brivido. Nonostante la bella giornata calda e soleggiata qui a Castellanza. Attenzione Chessa, vediamo cosa inventa, cosa tira fuori dal cilindro. È buono il pallone per Perego, che mette al centro questo pallone. Attenzione Colombo, Chessa in area di rigore, stoppata sul più bello, la sua conclusione dopo il controllo di destro. È arrivata la conclusione di sinistro. Ancora la Castellanzese che insiste con Colombo, prova a sfondare il numero 9 della Castellanzese, batti e ribatti, poi alla fine prende un colpo. Colombo tra l'altro era a terra e arriva al fischio il direttore di gara Redaelli. Adesso va a chiedere spiegazioni.
a spiegare la sua decisione, decisione giusta del direttore di gara, di assegnare questo calcio di punizione in favore della Castellanzese, proprio al limite dell'area di rigore della formazione ospite. Redaelli continua a chiedere spiegazioni, evidentemente non ci sta il numero 2, la Brianza Olginatese, ma il calcio di punizione è confermato. Sul pallone, neanche a dirlo, Colombo, Chessa e Ferrandino, l'ultimo dei tre, si è già reso protagonista. Quello al centro in maglia numero 7 ha già fatto l'assist e sembra essere intenzionato ad effettuare la conclusione per non essere solo, tra virgolette, assist man. Barriera, attenzione, il pallone resta lì a Lujai. Bravo ad arrivare quasi per primo sulla deviazione che è scaturita dalla respinta della barriera, che di fatto un po' si è aperta. Ha fatto buona guardia però la difesa della Brianza Olginatese a protezione dell'intervento di Colnago. Adesso batti e ribatti di testa, prova a mettere ordine il capitano Panzetta e a cercare Belingheri. Buona l'idea, non altrettanto la realizzazione della medesima. Rimessa dal fondo ancora una volta per la Castellanzese. Ne approfitta Cincilla per prendersi qualche secondo extra, anche perché il direttore di gara si è dovuto riallacciare lo scarpino sinistro. Pallone alzato qui adesso. Redaelli sul pallone per la laterale. Molto lunga la rimessa. Buon lavoro nello stretto qui di Caraffa. Attenzione perché prova a farsi largo Belingheri. Tiene viva l'azione Panzetta. Attenzione, buono il cross da parte del capitano della Brianza Olginatese, che adesso va a fare a sportellate con Colombo, che neanche a dirlo la spunta. Va in avanti però evidentemente l'intervento di Panzetta è riuscito nel suo intento, vale a dire quello di rendere meno lucida e precisa la verticalizzazione di Bomber Colombo. Pallone riconquistato dalla Brianza Olginatese, che non è ancora riuscita però a rendersi veramente pericolosa e a mettere alla prova le doti atletiche di Cincilla. Ben protetto fin qui dalla propria difesa 3. Micheli ha alzato un campanile su cui è arrivato prima di tutti poi Perego. Pallone ancora terminato in rimessa laterale, visto l'andamento della gara comincia a pesare decisamente in favore della Castellanzese. Calcio di punizione qui conquistato nel frattempo da Falzoni, dicevamo, comincia a farsi sentire chiaramente tutto il peso di quella concretezza che già tante volte abbiamo nominato, che giustamente mister Ardito ha menzionato nelle proprie conferenze stampa, anche perché questa partita, che resta ovviamente apertissima e molto equilibrata, un conto ad affrontarla sul più uno, un conto ad affrontarla sullo 0-0, anche perché c'è molta attenzione da parte, come vedete qui ancora una volta la linea di difesa della Brianza a chiudersi molto bene, c'è molta attenzione a livello difensivo, spazi stretti, quelli in cui ha provato a inserirsi adesso senza fortuna Ferrandino, adesso qui si lamenta per una trattenuta Caraffa. Si gioca per il direttore di gara, non si può andare avanti a giocare qui per la spinta eccessiva di Citterio. Adesso spiegazioni da parte del direttore di gara con Caraffa. Micheli
sul punto di battuta di questo calcio di punizione, su quale non riesce ad arrivare Colombo. Ci arriva però Falzoni ad alimentare l'azione offensiva della Castellanzese. Prova a mettersi in proprio il 18 nero verde. Redaelli si butta a terra, ne fa fuori due. Bravo Falzoni, il pallone resta lì. Inarrestabile il 18 della Castellanzese, che adesso fa diviso 2 e va dal numero 9. Colombo si porta a spasso due avversari, si va per vie centrali da Perigo. Bello nello stretto, Ferrandino, dai che è ancora nostro ragazzi. Colombo in area di rigore, Colombo, Colombo, deviazione sul più bello. Stava spiegando, stava per spiegarle. Grande conclusione tentata, o meglio grande giocata da parte di Colombo nello stretto, grande chiusura difensiva davvero provvidenziale da parte di Tarasco in maglia numero 4. Calcio d'angolo in favore della Castellanzese che resta in avanti. Calcio d'angolo con cui stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questo bel primo tempo. Tocco corto a beneficio di Chessa. Vediamo cosa inventa il mago nero-verde. Destro, sinistro, ancora al destro. Ci ripensa, sterza. Il direttore di gara ipnotizzato riesce però a non toccare il pallone. E quindi rimane giocabile. Questa volta in rimessa laterale. Vai da Colombo. Preferisce aspettare Ferrandino. Conquista palla adesso su indicazione di Falzoni, il pallone è uscito, non si può continuare a giocare. Rimessa laterale in favore della Brianza Olginatese. Mister Arioli si è fatto sentire poco fa. Bellezza di avere la tribuna così vicina alle panchine, che si riesce a carpire anche questa parte di comunicazione tra allenatore e squadra. Giustamente il mister ha detto ai suoi: stiamo calmi, non scappiamo, che giustamente la sua squadra sta tenendo bene il campo. Adesso ancora una volta una richiesta di spiegazioni da parte di Redaelli, che sta parlando tanto con il direttore di gara. Giustamente è andato a farsi sentire invece il capitano Panzetta, che evidentemente ha capito che parlare così tanto col direttore di gara potrebbe portare a sviluppi poco simpatici per Redaelli, che infatti adesso si spiega a distanza con il proprio capitano e va a incaricarsi di questa nuova rimessa laterale. Torna a farsi vedere in avanti la Brianza Olginatese, ci ripensa Redaelli, andrà profondo ancora una volta, anzi no, va corto. Pallone adesso ben appoggiato in avanti per Belingheri. Situazione che resta praticamente invariata, ancora Redaelli. Questa volta mi dà ragione e va lungo con la mano, attenzione. Sportellate, messo giù Compagnoni. Calcio di punizione in favore della Castellanzese. Scocca al minuto 37 al Giovanni Provasi di Castellanza. Ci sono stati particolari occasioni da gol, se non quella concretizzata dalla Castellanzese, proprio da Ferrandino, che adesso va in pressione alta, inducendo all'errore o quantomeno a un recupero un po' più affannoso del previsto la Brianza Olginatese. Ma adesso qui avete visto, abbiamo parlato prima della sua tenuta fisica, avete visto qui anche quanta velocità sia in grado di far esplodere Micheli in fase di copertura. Dicevamo, non particolari occasioni, ad eccezione del gol ovviamente, che fin qui sta decidendo la gara, targato Ferrandino, poi la bella conclusione di Perego con l'eccellente risposta di Colnago, sul cui tapin era arrivato Chessa prima di tutti, mettendo in rete il pallone dopo che però la bandierina di uno degli assistenti era già stata alzata giustamente. E poi dopo, diciamo, una occasione potenziale targata a Roberto Colombo, che ha fatto tutto bene ma che purtroppo qui tocco di mano visto dal direttore di gara molto vicino all'azione. Tornando alle occasioni invece, ancora nessuna vera parata da parte di Cincilla.
Per quanto riguarda invece l'attacco della Brianzolginatese, che sta facendo un grande lavoro di sacrificio, e di questo chiaramente mister Arioli sarà soddisfatto. Calcio di punizione adesso per un fallo in attacco di Chessa. Ancora la Brianza in possesso del pallone. Panzetta. Si va da Tarasco. Tocco in avanti. Di nuovo all'indietro per il capitano Panzetta, servito dal suo numero 5. Si va di nuovo per vie esterne, ora per vie centrali. Fa girare, parla bene la Brianza Olginatese. Castellanzese non riesce a toglierla, prova a mettersi in proprio. Buono questo cambio di fronte d'attacco di Ekuban. Redaelli, tocco in avanti per Belingheri. Qui toccato da dietro Ferrandino. Calcio di punizione in favore della Castellanzese. Spiegazione tra la panchina della Brianza Olginatese e il direttore di gara, che sta gestendo bene la partita, signor Di Mario della sezione di Ciampino. Fin qui nessun cartellino estratto. Partita, l'abbiamo detto, equilibrata, combattuta. Nessuna delle due squadre si sta risparmiando. Tanti duelli individuali, come quello in questo caso di Ekuban, che per provare ad rallentare Compagnoni deve ricorrere alle maniere forti. Quindi calcio di punizione in favore della Castellanzese. Solo una scaramuccia rispetto alla battaglia, ovviamente di natura squisitamente agonistica e sportiva, che si stanno dando Ekuban in maglia numero 9 e Micheli in maglia numero 6 per la Castellanzese. Eccolo qua Micheli, servito dal suo capitano Alujai. Tocco per Perego, attenzione ragazzi, bene. Gestiscono bene questi palloni i difensori della Castellanzese. Si parlava prima di rischi che portano così la Castellanzese ancora in avanti. Ferrandino si distende col nago solo per accompagnare con lo sguardo il pallone oltre la linea di fondo campo. Buona iniziativa, l'abbiamo visto. La giocata del singolo può sicuramente essere un valore aggiunto. Fase di impostazione, difesa alta. I difensori della Castellanzese non disdegnano il gioco palla terra. A deludere il tentativo di pressing sempre alto degli avversari. E poi da queste situazioni, come abbiamo visto pochi secondi fa, possono nascere situazioni interessanti che possono di conseguenza andare a scardinare e a destabilizzare quell'equilibrio che sta caratterizzando decisamente questi primi 42 minuti che stanno per scoccare sul cronometro. In questa partita il Giovanni Provasi di Castellanza con la Castellanzese in avanti per il punteggio e in avanti per quanto riguarda la gestione del pallone. Spizzata di testa di Colombo a servire i cartelloni pubblicitari. Pallone fuori. Nuovo rinvio affidato ai piedi di Colnago. Riparte questa volta dalle proprie retrovie la formazione ospite. Perego si fa vedere anche lui in avanti. Protagonista della seconda nitida palla gol della Castellanzese in questa prima frazione di gioco. Un destro decisamente potente per un giocatore che sta raggiungendo una completezza a livello di doti tecniche sempre maggiore. Prezioso e attento in fase copertura, estroso e potente in fase di impostazione e di realizzazione, anche non a caso vicino al raddoppio con il suo destro. Mandelli, autore dell'ultimo gol nero verde di questo campionato. Qui adesso attenzione, Perego mette giù l'avversario e si prende anche il giallo. Prima munizione della gara, giusta per il numero 4 in maglia nero-verde, che
che abbiamo appena elogiato, dimostrazione che ovviamente si può e si deve sempre migliorare secondo la piena filosofia sposata e fin qui ben tradotta in campo da Andrea Ardito, che vuole assolutamente che la sua squadra si conosca sempre di più e si affini nella gestione di entrambe le fasi. Vediamo adesso che cosa nasce da questa fase offensiva, che però cede il passo alla buona organizzazione difensiva ancora una volta della Brianza Olginatese, che adesso prova a ribaltare l'inerzia di questa azione. Attenzione, perché è scappato via qui Caraffa, prova a mettersi in proprio. Attenzione Micheli, mamma mia, che difensore, signori, in maglia numero 6. Falzoni, messo giù, ma si continua a giocare. Di nuovo Micheli a verticalizzare e a trovare un compagno in seconda battuta sotto forma di Piran, che porta sul pallone, porta sulla squadra, va da Mario Chessa che la mette giù bene, neanche a dirlo. Attenzione, Mandelli bene tra le linee, Mandelli ancora, Redaelli però fa buona guardia, ha preso anche un colpo, intervento chiaramente deciso, quello del difensore della Brianza Olginatese, che ovviamente è andato ad impattare sullo slancio Radaelli, che era in corsa verso la porta. C'è stata questa seconda ammonizione, qui arriva per Mandelli, come avrete capito dalle mie parole sembra una tranquilla situazione di gioco che inevitabilmente si viene a verificare quando c'è un intervento pulito, corretto ma deciso da parte del difensore. Ovviamente Mandelli non si poteva smaterializzare. Comunque secondo giallo per il secondo nero verde di questa gara, dopo Perego anche Mandelli. Tutto ok per il difensore della Brianza Olginatese, decisamente uno dei giocatori più propositivi della formazione ospite. Siamo già nel frattempo oltre il minuto 45, è stato assegnato un minuto di recupero. Piran lascia uscire questo pallone, ci pensa un attimo l'assistente, poi assegna la rimessa laterale alla Castellanzese. Lo stesso Piran pronto a rimettere nel rettangolo di gioco il pallone, di testa a Mandelli. Colombo esce bene da una situazione trafficata. Stiamo già dalla parte opposta con Falzoni, tocca all'indietro per Compagnoni, di nuovo da Lujai, pressione ancora una volta alta, eccola qui, Lecuban ci prova giustamente sempre, il numero 9 della Brianza Olginatese, che aveva trovato di rimbalzo la porta, ha trovato anche fortunatamente ben posizionato Cincilla, che gli ha detto no. Perego, Piran, va con calma da Compagnoni, già, siamo già oltre il minuto di recupero, evidentemente. Di fatto si giocherà fino al 47, evidentemente, come potete vedere dal cronometro in sovraimpressione. Falzoni, pallone esce, semplice rimessa da fondo campo sulla quale presumibilmente arriverà il duplice fischio del direttore di gara, che arriva, due fischi del direttore di gara, fine primo tempo, un gol per quanto riguarda l'USD Castellanzese 1921, che sta decidendo questa prima frazione di gioco al Giovanni Provasi di Castellanza. La Castellanzese è avanti per 1-0 sulla Brianza Olginatese. Decide fin qui il gol al minuto 10 del 10, maglia numero verde, Ferrandino. Ci vediamo per il secondo tempo, buon intervallo. Thank you.
Bentornati in diretta al Giovanni Provasi di Castellanza, dove, come avete visto, la castellanzese ha dato il via alla seconda frazione di gioco. Si riparte dall'1-0 in favore dei ragazzi di Andrea Ardito, che adesso devono guardarsi da questa prima iniziativa offensiva da parte della Brianzolginatese. Attenzione, bravo qui Piran a non far scappare via l'attaccante della Brianza, Citerio. Citerio adesso a dar fastidio a Kessa, il pallone non è uscito, si continua a giocare. Pallone già riconquistato dalla Brianzolginatese, che prova a partire forte questa seconda frazione di gioco. Lascia scappare via il pallone Caraffa, qui adesso viene messo a terra Mandelli, calcio di punizione giustamente assegnato alla castellanzese. Quindi prima situazione da calcio da fermo in favore della castellanzese. Pallone alla ricerca di Colombo, fa buona guardia però il capitano Panzetta della Brianzolginatese. Attenzione, perché adesso qui c'è stato un tocco con il braccio, forse non è dello stesso avviso il direttore di gara. Pallone già gestito da Citerio, servito prima da Caraffa. Attenzione, alimenta l'azione offensiva Cavagna, tocco all'indietro a beneficio di Tarasco. Provvidenziale la sua chiusura nella prima frazione di gioco su una bella giocata dello stretto di Roberto Colombo, che non è ancora riuscito ad essere servito, così come tutti gli altri attaccanti in campo della castellanzese, cioè giocatori offensivi, primi fra tutti appunto Colombo, Kessa e Ferrandino, autore del gol che fin qui sta decidendo questo match molto equilibrato, perché la Brianzolginatese ha iniziato davvero forte questa ripresa. Fa buona guardia però la castellanzese, che adesso si affida a questa ripartenza di Mario Kessa. Da notare, bellissimo vedere come il talento nero-verde abbia subito dato un'occhiata alla porta non appena ha riconquistato questo pallone, che perché col Nago era un po' fuori dai pali, per fortuna della Brianzolginatese e per sfortuna degli amanti del gioco del calcio indipendentemente dal colore della maglia. Mario Kessa non ha potuto provare il gol da Cineteca dalla distanza, calcio di punizione invece qui assegnato alla Brianzolginatese. Vuole battere in fretta la formazione ospite. Pallone scaraventato in area di rigore. Alujai sul lancio del numero 5 dell'Olginatese. Arriva più in alto di tutti il numero 5 con la fascia sul braccio della formazione di casa, che ancora una volta adesso con ordine si va a difendere. Adesso qui messo giù Brini, non è andato tanto per il sottile qui Micheli. Calcio di punizione in favore della Brianzolginatese, che continua a restare lì davanti. Cincilla attira l'attenzione di Mario Kessa, unico uomo anche in questa situazione a disporsi in barriera. Anche se la vera barriera, la vera linea di difensore è quella è di tutti i giocatori, è quella che si crea all'altezza praticamente del dischetto del rigore davanti alla porta di Cincilla. Pallone che rimbalza in area di rigore solo per perdersi nuovamente oltre la linea di fondo campo. Nulla di fatto qui per la Brianzolginatese, che non è riuscita ancora fin qui a trovare la giusta precisione in queste situazioni da palla inattiva. Un cartellino giallo pronto. Cartellino giallo, quindi arriva primo ammonito del match anche per quanto riguarda la Brianzolginatese al capitano proprio Panzetta. Due ammoniti per la castellanzese, uno per la formazione ospite. Si ripartirà da questo tiro da fondo campo
sul pallone c'è Cincilla che va in profondità, pallone forte e teso, scavalcare tutto il campo e di fatto a servire il proprio collega dalla parte opposta del campo col Nago che ha già messo in movimento Redaelli. Arriva questo pallone lungo riconquistato adesso dalla Castellanzese. Piran prova a mettere in movimento Colombo ma non lo raggiunge, attenzione, pallone a metà strada, bravo qui Vandelli, si rammarica e il giocatore tutto cuore e muscoli della Castellanzese, autore del momentaneo 2-2 e della momentanea rimonta di mercoledì scorso contro la Virtus Ciserano Bergamo. Adesso Colombo tra due avversari, gliela portano via, continua a lottare però il bomber della Castellanzese, Mandelli a fare sportellate, Colombo prova a spuntarla, guardate come si fa largo con il numero 4, ancora una volta Tarasco, bravo a mettersi tra l'attaccante della Castellanzese e il pallone. Qui adesso deve stare attento il capitano Panzetta perché scambio di tenerezze con Colombo, capitano della Brianza Olgina Tese, già ammonito pochi istanti fa. Quindi dovrà porre particolare attenzione perché il secondo tempo è appena iniziato, superato il minuto 51 con la Brianza Olgina Tese che continua a dare continuità alla propria manovra sulla traiettoria di questo pallone Colombo. Adesso qua l'arbitro spostandosi inibisce quasi tentativo di recupero palla da parte di Mandelli. Pallone da una parte, pallone dall'altra, adesso fase un po' di confusione e questa volta la rimessa laterale è di colore nero-verde. Ben disposta ancora una volta invece la formazione bianconera, bisogna trovare con calma la giusta soluzione per trovare i giusti spazi che sicuramente sono stati merce molto rara per l'intera durata della prima frazione di gioco, infatti solamente con un break di Mario Chessa che adesso accenna la pressione sui portatori di palla avversari, la Castellanzese l'ha trovato per vie centrali, pressione alta adesso da parte della Castellanzese che vuole ricambiare la Brianza con la medesima medicina. Bravo qui Piran, si porta un po' a spasso l'avversario, il pallone Ferrandino va all'indietro da Cincilla, non corre rischi giustamente il 22 della Castellanzese, Chessa pescato in offside, si ricomincia subito con un calcio di punizione in favore della Brianza Olgina Tese. Pallone scodellato in avanti, Compagnoni con il fisico mette fuori caso l'avversario, sontuoso qui l'aggancio da parte di Chessa che mette Colombo davanti al portiere, tocco sotto di Colombo, per la terza volta la Castellanzese fa gonfiare la rete avversaria ma continua a restare solamente una la situazione in cui la conclusione a rete è valida, quindi si resta sull'1-0, bandierina su nel momento in cui Colombo con un tocco sotto aveva superato l'estremo difensore della Brianza Olgina Tese che ancora una volta si dimostra molto molto attenta in fase difensiva, rapida soprattutto a salire, quindi ancora una volta il reparto offensivo della Castellanzese si deve accontentare solamente di aver fatto paura all'avversario. Rimessa, anzi calcio di punizione conquistato adesso dalla Castellanzese, si incarica della battuta Micheli, calcio di punizione conquistato da Mandelli. Altra prestazione di sostanza da parte del centrocampista nero-verde. Pallone in avanti, cercare la testa di Colombo che sembra aver preso le misure ai difensori e le sta prendendo quasi tutte lui adesso su queste situazioni. Perego messo giù. Messo giù da Caraffa, calcio di punizione in favore della Castellanzese che in questo modo prova a tornare a stabilirsi nella metà campo degli avversari. Adesso spiegazioni tra Chessa e il direttore di gara, parla molto sia con i giocatori che con gli staff tecnici presenti in panchina, il direttore di gara, questo
sicuramente un bene. Direzione fin qui chiara da parte del e coerente da parte del signor Di Mario della sezione di Ciampino. Ferrandino mette al centro questo pallone, il pallone gira ma non arriva in modo degno di nota alla portata di nessun giocatore in maglia nero-verde, quindi semplice rimessa da fondo campo in favore degli ospiti. Se ne sono andati i primi 10 minuti di questa ripresa, sempre 1-0 in favore dei nostri ragazzi in maglia nero-verde qui al Giovanni Provasi di Castellanza. Chessa adesso prova ad accendersi tra tre avversari, e dico tre, mette in avanti questo pallone a metà strada proprio tra Mandelli e Colombo. Micheli non si passa da quella parte, tiene lì l'avversario, rimessa laterale però battuta velocemente, attenzione perché prova a scappar via Citerio, raddoppio di marcatura puntuale, si è anche allungata la maglia di Perego che comunque è riuscito fare il suo consueto gran lavoro in fase di copertura, anzi era Piran in maglia 19. Perego va adesso in pressione sulla fascia lontana, prova ad attaccare per vie centrali alla ricerca di spazi la Brianza Olginatese, che adesso ne trova un po'. Pallone al centro, c'è Mandelli a fare buona guardia, pallone allontanato solo per un istante, bravo qui Chessa, attenzione perché, mi viene da dire in questo caso, domandare lecito, rispondere cortesia, una risposta credo che non l'avremo mai. Ha visto un fallo il direttore di gara, stava ripartendo la Castellanzese, quindi calcio di punizione in favore della Brianza Olginatese. Ammetto di non aver guardato con particolare attenzione lo sviluppo del contatto che è andato a sanzionare con il fischio il direttore di gara, perché ero già evidentemente insieme a tutto il Giovanni Provasi di Castellanza proiettato sul ribaltamento di fronte che stava per innescare la Castellanzese, ma niente attacco perché c'è da difendere adesso. Consueto traffico, tutti in bilico sulla linea lunga e più esterna dell'area di rigore della Castellanzese, ma ancora una volta la Brianza Olginatese non trova l'idea vincente. Cincilla ringrazia, attenzione, bravo qui in fase di copertura ancora una volta Brini, che se quel pallone rimbalza sono sempre dolori per le difese, specialmente poi se in agguato c'è un talento come Mario Chessa. Qui adesso costretto a fare velo il direttore di gara, che adesso deve stare attento a non farsi trovare sulle linee di passaggio di ambedue gli schieramenti. Chiaramente Brini, tocco all'indietro per Panzetta, pallone gestito adesso da Tarasco, pallone in avanti, buona questa idea a beneficio di Belingheri, si allarga adesso da Radelli la Brianza Olginatese che fa girare bene il pallone, bravo ancora una volta e attento in fase di copertura Piran, attenzione perché adesso gli ospiti provano ad insediarsi con stabilità nella metà campo della Castellanzese, che però ben disposta, senza schiacciarsi troppo dalla nostra posizione, si vede proprio come lo schieramento della Castellanzese, così come le distanze vengano molto ben rispettate, così come molto bene adesso ancora una volta Tarasco va di testa dal proprio portiere. Pallone ancora una volta gestito dalla Brianza Olginatese, siamo già dalla parte opposta di campo, non c'è nulla qui, non c'è assolutamente nulla, e se c'era qualcosa era semmai un provvedimento per il 7 dell'Olginatese, che si è lasciato davvero andare con troppa facilità, sia l'assistente che il direttore di gara molto vicini. Pallone gestito da Bernacchi, che cerca e trova Belingheri, molto propositivo il numero 7 della Brianza Olginatese, non si intende però il suo schema. Chessa non riesce ad agganciare questa sponda tanto bella quanto complicata suggerita da Colombo. Siamo in area di rigore, attenzione ragazzi, area di rigore attraversata completamente da questo traversone di Brini. L'Olginatese sostituisce il numero 11 Citerio, al suo posto entra il numero 16 Dugue. Prima sostituzione per gli ospiti, comincia a rimescolare
le carte, mister Arioli, fuori Citterio in maglia numero 11, dentro Dughe in maglia numero 16. Prima sostituzione del match, invariata invece la formazione in campo guidata da Andrea Ardito. Cosa interessante nel frattempo, a bordo campo tutti i componenti di entrambe le panchine si stanno scaldando, ad eccezione dei due portieri di ambedue gli schieramenti. Con l'Olginatese che adesso prova ad attaccare, bravo Chessa a pressare alto e a non concedere la verticalizzazione agli avversari. Si fa vedere Tarasco che viene servito, Colombo a negargli il retropassaggio comodo al portiere, va in avanti, adesso prova una verticalizzazione complicata Tarasca, attenzione perché Belingheri fortunato qui in questa situazione, attacca per vie centrali, qui non c'è nulla ancora una volta, è la seconda, attenzione. Pallone gestito adesso sulla fascia lontana da Falzoni, non trova Colombo. Si riparte ancora una volta con il giro palla prolungato da parte della Brianza Olginatese. Si muove qualcosa nel frattempo sulla panchina dell'USD Castellanzese 1921, pronto alla prima sostituzione anche Andrea Ardito, che manderà nella mischia Gazzetta con la maglia numero 14. Qui nel frattempo in maglia numero 10, l'uomo che sta decidendo il match, si vede sbarrata la strada dai giocatori della Brianza Olginatese. Si muove bene qui tra le linee Mandelli, salta anche l'arbitro e tiene il pallone, tocco all'indietro, si può permettere di far girare il pallone adesso la Castellanzese, cosa che non è riuscita a fare per la verità molto spesso in questa seconda frazione di gioco, dove c'è stato tanto possesso da parte della Brianza Olginatese che adesso ne ritorna in gestione. Abbiamo parlato di Gazzetta, già pronto a bordo campo e si prepara anche in maglia numero 23 Baldan. Ancora una volta può ripartire la Brianza, qui ha cercato una soluzione un po' complicata la Castellanzese, attenzione, prova la conclusione, qui l'aveva trovata Ekuban, pallone alto però da una giocata complicata ed imprecisa, stava nascendo una potenziale occasione per la Brianza Olginatese. 18 Falzoni, al suo posto entro il numero 14 Gazzetta. Primo cambio per la Castellanzese, dentro il numero 14 Gazzetta, fuori il numero 18 Falzoni. Ferrandino, e al suo posto entra il numero 23 Baldan. E fuori in maglia numero 10 l'autore del gol che fin qui sta decidendo il match, vale a dire Ferrandino, che viene sostituito dal numero 23 Baldan. Allerta spoiler, avevamo visto dalla nostra posizione sopraelevata, bello e meritato l'applauso del pubblico di Fede Neroverde qui a Castellanza per Ferrandino, autore del gol che consente alla Castellanzese di essere in vantaggio in questa quinta giornata di campionato contro la Brianza Olginatese. Che da neopromossa in questa categoria sta decisamente facendo vedere cose molto molto buone in questo campionato. Non a caso è stata fin qui l'unica squadra a non concedere bottino pieno all'Arconatese. Attenzione Cubani in area di rigore, eccola qui la prima palla gol per la Brianza Olginatese, di cui stavamo giustamente tessendo le lodi. E Cuban ha sprecato di fronte a Cincilla, fortunatamente, o meglio fortunatamente per merito anche del movimento difensivo dei ragazzi di Andrea Ardito, che l'hanno portato all'esterno. Ha chiuso troppo il sinistro il numero 9 della Brianza Olginatese. Campanello d'allarme per la formazione di casa. E prima occasione
da gol pulita per la Brianza Olginatese, che l'abbiamo detto è dall'inizio di questa ripresa che è arrivata al minuto 65, si sta facendo più aggressiva. Adesso qui Colo vola più in alto di tutti, un po' di ginocchio, un po' di petto, un po' anche di braccio, è andato a controllare questo pallone andando comunque a interrompere il giro palla degli avversari. Ancora una buona giocata qui nello stretto, attenzione adesso è Kuban, qui altra buona giocata di fisico, qui adesso cartellino giallo anche per capitano Lujai, che ha tenuto lì Kuban, giusto il fischio, è arrivato anche il cartellino giallo per il capitano della Castellanzese, e Kuban decisamente la punta che sta dando maggior da fare al reparto arretrato della Castellanzese. Che adesso ancora una volta si deve guardare da questo tentativo da palla inattiva. Sul pallone parte Cavagna. Pallone scodellato ancora verso l'esterno. Attenzione, adesso arriva il neo entrato Dughe. Prova a mettere al centro il cross, lo fa bene Chessa. Riconquista il pallone, vuole il movimento di Baldan, che va a dar fastidio all'avversario, ma che non riesce a raggiungere la verticalizzazione targata a Mario Chessa. Da una verticalizzazione all'altro, ottima qui la chiusura di Piran. Qui adesso con troppa fretta Compagnoni allontana la sfera, consentendo alla Brianza di riconquistarla. Adesso bella la giocata di prima, però il campo finisce e quindi non c'è spazio per la Brianza di completare questa azione d'attacco. Pronto al rinvio Cincilla, che invita la squadra a salire, inclusi i suoi compagni di reparto difensivo. Va profondo il portiere della Castellanzese, che nonostante l'occasione di pochi secondi fa da parte di Ekuban non si è ancora sporcato i guantoni. Vediamo invece se i nostri ragazzi riescono a impegnare il portiere avversario. Lotta qui Mario Chessa da terra, stava per riuscire a servire Baldan, che però non ha potuto arrivarci. Compagnoni tiene lì l'avversario e ancora una volta si deve accontentare di una rimessa laterale. Ancora Compagnoni, sulle sue tracce c'era Ekuban, non corre rischi il numero 2 in maglia nero-verde e si rifugia ancora una volta in rimessa laterale. Pallone intercettato da Baldan, solo per un istante, ci arrivano sempre loro. Adesso molto alta la formazione ospite e di conseguenza formazione di casa deve stare attenta a non schiacciarsi troppo, anche se abbiamo visto come tramite la precisione e la qualità di Chessa la punta Colombo sia pronta a scattare e a cambiare in un attimo l'inerzia dell'azione, così come prima ha provato a fare Baldan. Però attenzione perché continua ad attaccare la Brianza, adesso aveva spazio Cavagna. Nuovo cambio comandato da mister Arioli, fuori Redaelli in maglia numero 2, dentro Ruggeri in maglia numero 20. E a breve seguirà l'esempio del compagno di squadra anche in maglia di 19 Gaeta per quanto riguarda la Brianza Olginatese. Adesso batti e ribatti a livello di cambi tra i due allenatori. Infatti ha già tolto la pettorina con la maglia numero 24 Cattaneo, che sarà il prossimo nero-verde a fare il proprio ingresso in campo. Qui Alujai
tocco lì dietro con cui la Brianza Olginatese torna a farsi vedere in avanti. Attenzione, Brini prova l'incursione, ha capito tutto qui, Chessa viene trattenuto, calcio di punizione in favore della Castellanzese che prova così e deve assolutamente continuare ad alleggerire in questo modo la pressione sul proprio reparto difensivo. L'avevamo anticipato, pronto ad entrare Gaeta che va a sostituire Belingheri. Quindi fuori il 7, dentro il 19 per la Brianza Olginatese. Pronto, l'abbiamo detto, ad entrare in maglia 24 per quanto riguarda invece la Castellanzese, Cattaneo. Scopriremo a breve chi andrà a sostituire dopo gli sviluppi di questo calcio di punizione che vede la Castellanzese protagonista, che vede la Castellanzese tornare nella metà campo avversaria. Che è stata fin qui poco frequentata, anche perché, come abbiamo appena visto, ottima qui. Lavoro in fase di interdizione, ragazzi. A livello territoriale è decisamente predominante la Brianza Olginatese in questa ripresa, quantomeno a livello di giro palla bisogna andare a contenerli. Cattaneo entra, Compagnoni esce, il direttore di gara non vuole perdere troppo tempo e quindi invita Compagnoni a lasciare il campo dal lato del medesimo più vicino a lui. E Cattaneo può entrare. E Kuban ci prova di testa. Fa comunque salire la propria squadra, che guadagna metri passando da una rimessa laterale all'altra. Sta per scoccare il minuto 73, siamo sempre 1-0 in favore della Castellanzese. L'importanza del gol di Ferrandino cresce ogni minuto di più, perché grazie a questa conclusione di prima intenzione su assist di Mario Chessa, che adesso nello stretto non riesce a farsi largo, che la Castellanzese avanti, attenzione perché attacca a pieno organico adesso con questo cost to cost di Balacca, attenzione! E c'è stata la conclusione vincente, ci ha pensato un po', qua adesso colpo di tacco vincente di Ekuban. Bellissimo, se effettivamente è entrato così come dice il direttore di gara il pallone. Si è presa la responsabilità il direttore di gara, se ho ben capito, di assegnare il gol dell'1-1 al giocatore in maglia numero 9, Ekuban. Gesto tecnico davvero apprezzabile che porta il risultato sulla parità 1-1 al Giovanni Provasi di Castellanza. Lo dicevamo prima quanto sia importante capitalizzare le occasioni, questa volta tocca alla Brianza Olginatese andare a far segnare il nome di uno dei suoi giocatori sul tabellino dei marcatori, quindi ristabilita la parità al minuto 74 al Giovanni Provasi di Castellanza. C'è stata qualche protesta da parte dei giocatori della Castellanzese, pallone secondo il direttore di gara era entrato interamente e quindi si gioca. Aveva dato da pensare un attimino questa situazione, ma questa è la situazione, si continua a giocare qui adesso ci sarà poi un provvedimento, mi auguro, per Caraffa in maglia numero 10, plateale per usare un eufemismo, la richiesta di sanzione da parte del 10 dell'Olginatese, che adesso va bene le ali dell'entusiasmo, però direttore di gara, vista anche la sua voglia di mettere subito in chiaro tutto nel primo tempo, adesso per coerenza, non appena il gioco si fermerà, il pallone sarà fermo,
dovrebbe andare a redarguire. Adesso attenzione, oh bene, mi fa piacere, signor Caravaggio si prende il giallo e adesso non deve anche esagerare. Caravaggio che continua nella sua manifestazione plateale di dissenso e adesso intelligentemente si allontana, battuto veloce questo calcio di punizione. Chessa ha battuto velocemente il calcio di punizione, il direttore di gara però stava segnando sul taccuino la giusta ammonizione a indirizzo di Caraffa. Quindi nuovo ammonito per quanto riguarda la Brianza Olginatese. Caraffa, Chessa, attenzione qui, testa contro testa, chiama giustamente immediatamente l'intervento dello staff di entrambe le panchine il direttore di gara. Gioco fermo, ne approfittano i giocatori della Brianza Olginatese per dissetarsi. Bellissima giornata, cielo azzurro, Giovanni Provasi di Castellanza, sotto il quale la Brianza Olginatese ha appena pochi minuti fa, al minuto 74, trovato il pari grazie a una giocata davvero pregevole da parte di Yekuban, colpo di tacco aereo proprio nel cuore dell'area di rigore della Castellanzese. Pallone che, secondo la visione del direttore di gara, che ovviamente è migliore rispetto alla nostra, è entrato interamente. E quindi 1-1 al Giovanni Provasi di Castellanza, tutto ok fortunatamente per i due giocatori che erano venuti a contatto. Quindi il pallone adesso verrà scodellato e restituito alla Castellanzese da parte del capitano Panzetta della Brianza Olginatese. E così è. Si riprende adesso da Cincilla. Va a lancio lungo il portiere della Castellanzese che nulla ha potuto sul colpo di tacco menzionato poco fa dell'attaccante della Brianza Olginatese, che adesso continua ad attaccare galvanizzata chiaramente dalla ritrovata parità. Rimessa laterale ancora in favore degli ospiti, che a breve dovranno guardarsi dal numero 16 maglia nero verde May, che è pronto ad entrare, sta ricevendo le ultime indicazioni dalla panchina della Castellanzese. Attenzione, perché a proposito di innesti, si stava facendo largo Gaeta per vie centrali. Fortunatamente la retroguardia della Castellanzese ha fatto buona guardia. Adesso attenzione, Mandelli cerca e trova in avanti Colombo, non gli riesce il primo controllo, era complicato, resta lì comunque Colo, tiene il pallone, ci fa una discussione e alla fine lo lascia lì. Sfuma un'occasione potenziale per la Castellanzese, che però ha già riconquistato il pallone. Adesso cominciano ad allungarsi un po' le squadre, che inevitabilmente la stanchezza comincia a farsi sentire a una manciata di secondi dallo scoccare del minuto 79, che entra in essere proprio adesso. Chessa ci prova all'improvviso dal limite dell'area, uno squillo quasi per risvegliare un pochino la propria squadra, che va detto in questo secondo tempo pagato un po' evidentemente di quella intensità messa in pressoché tutte le giocate nella prima frazione di gioco, lasciando per non pochi minuti il pallino del gioco alla Brianza Olginatese. Colo, Colo, vieni su e vai a combattere come tu sai fare benissimo. Da un numero 9 all'altro, Yekuban riesce a difendere il pallone, batti e ribatti. Tutte e due le squadre paiono volere puntare al bottino completo. Adesso attenzione, Piran consente a Cincilla di riconquistare il pallone.
Vediamo se arriverà il tocco corto per Cattaneo. Preferisce andare in profondità il portierone della Castellanzese. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di match. È tornata la parità 6 minuti fa il Giovanni Provasi di Castellanza. Pareggio firmato per la Brianza Olginatese dal numero 9 Ekuban, che ha risposto al vantaggio della Castellanzese, firmato da Ferrandino al minuto 10 del primo tempo. Col Nago va profondo anche lui. I portieri fanno anche giustamente per alleggerire un po' la pressione sui propri reparti difensivi. Piran, bravissimo, non perdere lucidità, intervento difficile. Qui Colombo viene messo giù, calcio di punizione in favore della Castellanzese. Invita alla calma adesso il direttore di gara Chessa. Chiaramente adesso siamo nella fase saliente del match, cosiddetta partita nella partita, gli ultimi 10 minuti, vista davvero la situazione di grande equilibrio che c'è stata per tutta la durata della partita. Esce uno stremato Mandelli, grande prova di sostanza, di corsa, di caparbietà la sua, lascia il posto per il force in finale a May. Chiama lo schema adesso Baldan, è lui sul pallone insieme a Perego, però sarà presumibilmente lui a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Due gruppi distinti di giocatori in maglia bianconera e nero verde al limite dell'area di rigore della Brianza Olginatese. Alujai di testa trova il pallone, non trova la porta. Rimessa da fondo campo in favore degli ospiti. Sullo scoccare del minuto 82 va al rinvio col Nago. Colombo mette giù questo pallone, ma solo per un istante. Molto attento qui Ruggeri, in fase di copertura, altrettanto attento qui capitano Alujai, senza correre rischi va all'indietro dal suo portiere. Qui Chessa si fa anticipare da Bernacchi, pallone direttamente in fallo laterale, nuovo cambio per l'Olginatese. Fuori il 9 Ekuban, dentro il 17 Del Re per la Brianza Olginatese. Quindi con questo cambio escono entrambi i protagonisti dei gol siglati fin qui quest'oggi, e la rimessa laterale è affidata a May, appena entrato a sua volta. Piran di prima intenzione a cercare e a non trovare Colombo, ancora per una copertura attenta da parte di Bernacchi. Nuova rimessa laterale, guadagna metri la Castellanzese. Attenzione, Baldan in area di rigore, perde il contatto con il pallone, attenzione a non farli ripartire ragazzi. Bravo Perego, preso anche un colpo, quindi calcio di punizione in favore della Castellanzese, vuole battere in fretta. Baldan, pallone che arretra di mezzo passo, quindi queste correzioni geometriche lasciano sempre il tempo che trovano. Pallone di fatto nella medesima posizione di partenza. Alujai questa volta non ci arriva di testa. Ruggeri si prende i complimenti da parte dei suoi compagni di squadra. Capitano Alujai però non ci sta, però con riconquista palla ancora la Brianza. Adesso brava a riversarsi tutta in avanti, movimento pressoché all'unisono di tutti i reparti della Brianza Olginatese. Attenzione, pallone a metà strada qui, gliel'abbiamo regalato ragazzi, attenzione, nello stretto non si passa. Perego bravo qui a servire Baldan, vediamo se ci crede Mario Chessa. Provaci, 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 la tenuta Chessa non l'ha tenuta. Sembrava di sì, ovviamente ci affidiamo all'occhio di Falco o presunto tale di uno dei due assistenti, e quindi si riparte ancora una volta. Micheli,
Batti e ribatti adesso, attenzione perché c'è Colombo in area di rigore, stava provando ad entrarci, non ce l'ha fatta. Adesso torna in avanti la Castellanzese che vuole chiudere in avanti questo match. Ultimi 5 minuti di partita, 85esimo minuto in corso, qui al Provasi. Colombo sulle tracce di Cavagna, pallone scaraventato in avanti, adesso ci si affida inevitabilmente con maggior frequenza al lancio lungo. Cincilla porta il pallone nella propria area di rigore in modo da poterlo controllare con le mani. Fa salire nuovamente la squadra, adesso chiaramente a livello di schemi e di soluzioni il copione viene un attimino ridotto rispetto a quello che è stato fin qua. Giustamente qui comodo l'appoggio pulito di Bernacchi ancora una volta dal proprio portiere. E nuovo lancio lungo in cerca di qualche cosa di interessante. Colombo si deve disinteressare del pallone. Adesso in una manciata di secondi già diversi interventi tranquilli, non nel senso di parate, da parte degli estremi difensori di ambedue le compagini che si stanno affrontando al Provasi di Castellanza. La dimostrazione del fatto di come davvero queste squadre abbiano dato quasi tutto, perché né la Castellanzese né la Brianza Olginatese sembrano sazie e sembrano appagate almeno fin qui del tutto da questo pareggio. Colombo a dar fastidio a Lujai, a fare a sportellate Perego, non riusciamo a portargliela via ragazzi, attenzione che prendono campo. Tiro comodo da intercettare, da neutralizzare per Cincilla. Cronometro corre e il punteggio resta sull'1-1 al Giovanni Provasi di Castellanza. Cincilla rinvio profondo. Vediamo se rimbalza questo pallone, strano questo campanile, prova ad andare a caccia di fortune Colombo, arriviamoci prima noi, bravo, bravissimo qui Cattaneo in anticipo, non riesce nell'iniziativa, attenzione perché adesso tocca a loro e l'inerzia delle azioni passa da un momento all'altro, grandissima qui la chiusura, adesso tocca a noi. Sviluppi quasi da partita di tennis, da una parte e dall'altra, qui si addormenta un po' Baldan, torna su di lui con caparbietà il capitano dell'Olginatese, Baldan adesso ancora una volta pulito sul pallone, ottima scivolata, quasi stizzito con se stesso per aver perso quel pallone, non ha perso il secondo e ha bloccato l'avversario. Pallone gestito ancora una volta dagli ospiti. May, bravissimo a far arretrare ancora una volta gli avversari che però insistono, guidati ancora una volta dal capitano Panzetta. Brini, decisamente più propositiva la sua prestazione nella seconda frazione di gioco. Ancora il capitano dell'Olginatese, attenzione che mettono il cross a Lujai, sono sempre lì loro ragazzi, non si riesce ad uscire. Caraffa, di nuovo da Panzetta. Vediamo se premia il movimento di Brini. Fortunato qui nel rimpallo il capitano. Attenzione che sono in area di rigore. Prova adesso la conclusione. Mamma mia che sassata e che gol da parte della Brianza Olginatese. Tiro imparabile del numero 5 Cavagna che fa gonfiare la rete, che trafigge un incolpevole Cincilla al minuto 89. Cavagna. Doccia fredda per l'USD Castellanzese 1921. Grande conclusione da parte del numero 5 che ha avuto spazio per liberare il suo destro che non ha lasciato scampo a Cincilla. Cambia nuovamente il risultato al Giovanni Provasi di Castellanza. Adesso attenzione. C'è un doppio cambio. Fuori Piran in maglia 19 nel frattempo, dentro il 17 Tramutoli. Giallo per chi? Per qualcuno della nostra panchina, non ho ben capito chi. Uno dei dirigenti evidentemente. 5 minuti di recupero.
vengono assegnati tra l'altro 5 minuti di recupero, praticamente non si è giocato nell'ultimo, tra l'altro perché tra esultanze e quant'altro e anche cambi, 5 minuti, c'è tempo insomma ragazzi per rimetterla sul binario giusto, perché adesso è la Castellanzese costretta ad inseguire. Sostituisce il numero 10 Davide Caraffa, al suo posto entra il numero 18 Andrea Crema. Fuori Caraffa con la maglia 10, numero 18 entra per l'Olginatese ed è Crema. Ancora una volta il giocatore che deve uscire lo fa dal lato più lontano del campo, cioè ovviamente lontano rispetto a noi, vicino rispetto a lui, per sveltire ulteriormente le operazioni, però i secondi passano, questi casi ovviamente il tempo effettivo è una mera chimera. Perego, tienila, tienila, adesso loro provano a uscire con ordine. Attenzione, vediamo, spinta, calcio di punizione, questa è una spinta, questa è una spinta, questa è una spinta. Ci vorrebbe qualche fischio in più, qualche giallo in meno, caro direttore. Ancora la Castellanzese in avanti con il suo 14, vediamo se May la tiene, dai dai che ce la fai. La tenuta al numero 16 della Castellanzese, tocco all'indietro per Micheli, mandiamo in avanti in the box sto pallone. Pallone che arriva nel cuore dell'area di rigore, c'è la spizzata di Colombo, andiamo a dar fastidio, arrembante adesso questa Castellanzese che non ci sta a rimanere a bocca asciutta anche quest'oggi dopo, al termine di una partita equilibrata che la Castellanzese ha gestito bene, che è riuscita a mettere fin da subito sul binario giusto, ma che in questo momento la vede in svantaggio in casa propria. Per la seconda volta consecutiva in pochi giorni, adesso qui col Nago si fa sentire dal proprio reparto, dà sicurezza e dà modo al proprio reparto difensivo di respirare e ovviamente di conseguenza anche al cronometro di correre. Già 2 minuti e mezzo se ne sono andati. Pallone tra l'altro rimessa, diciamo, preso qualche centimetro extra al portiere della Brianza, pallone in avanti, fa buona guardia Ruggeri, salta Lujai, Cincilla, forza ragazzi, proviamoci fino all'ultimo secondo, ancora Ruggeri, preziosissime le chiusure del numero 20 in questa situazione, qui una doppia spinta, ne ha messi fuori causa 2 il capitano dell'Olginatese. Calcio di punizione, tutti a saltare adesso, ha fischiato il direttore di gara, va Baldan, profondo e attenzione, presa Dem, dai ragazzi, questo è tutto tempo però, questo è tutto tempo, dai che non è successo niente, questo è tutto extra dell'extra ragazzi, col Nago si rialza. Pallone in avanti, questo fischio ignorato di fatto dal portiere che ci prende ancora qualche secondo. Alujai di testa, Gazzetta scaraventi in avanti questo pallone, lo aggancia solo per un istante Colombo. Forza, forza ragazzi, calcio di punizione. Sì, hai preso il pallone ma anche altro, arrivano i gialli, ripeto. Avrei fatto volentieri a meno di qualche giallo, direttore, potevi magari dare invece quel calcio di punizione prima. Ce n'è un altro però di cui può beneficiare la Castellanzese che non ci sta, 4 minuti e 30 secondi oltre il 90esimo, ci sono ancora formalmente 30 secondi da giocare ma credo ci sarà e ce lo auguriamo un extra dell'extra. Morbido il tocco qui di Cincilla, in area di rigore praticamente tutti i giocatori in campo, Chessa, attenzione, non riesce a ripartire l'avversario, pallone fuori, palloni, forza ragazzi, occhio che ci sono 2 palloni in campo,
Gazzetta, ultima azione, va Gazzetta in the box, il pallone passa, è mia, è tua, è loro purtroppo, e arriva il triplice fischio del direttore di gara, arriva la sconfitta per la Castellanzese, che viene sconfitta per 2-1 al Giovanni Provasi di Castellanza in questa quinta giornata di campionato dalla Brianza Olginatese. Castellanzese 1, Brianza Olginatese 2. Di nuovo in diretta dal Giovanni Provasi di Castellanza, mi sono spostato grazie all'ausilio della regia impeccabile di Nilo e Marco, qui sulle tribune del Provasi di Castellanza, dove si è appena conclusa la quinta giornata di campionato, girone B, campionato di Serie D, giornata ancora una volta amara per i nostri colori, per la castellanzese di Andrea Ardito, che ancora una volta è stata beffata in chiusura di partita. La partita si conclude quindi sul risultato di 2-1 in favore della Brianza Olginatese qui sul campo della nostra Castellanzese. Castellanzese autrice di un eccellente primo tempo, un'ottima frazione di gioco da parte della formazione di Andrea Ardito, brava a portarsi fin da subito in vantaggio al minuto 10 con il suo numero 10 Ferrandino, autore di una bella progressione in tandem con il solito mago Chessa, che ha trovato un assist davvero al bacio per Ferrandino, che ha esploso il sinistro, che non ha lasciato spazio a scampo a Colnago. 1-0 il primo tempo, decisamente a tinte nero-verdi, lo abbiamo detto, decisamente invece a tinte bianco e nere il secondo tempo, la seconda frazione di gioco, dove la Brianza Olginatese non si è mai persa d'animo, non ha mai mutato il proprio modo di interpretare la gara. La formazione di mister Arioli, che è andata avanti a macinare gioco, è andata avanti a confermarsi quella squadra ordinata che, pur essendo neopromossa, sta facendo davvero cose egregie in questo campionato di Serie D, e ha ritrovato prima il gol del pareggio al minuto 74 con un colpo di tacco aereo pregevole di Ekuban. C'è stata anche una leggera protesta da parte della formazione di casa, perché il pallone sembrava essere stato salvato proprio al limite. Ma evidentemente il direttore di gara ha valutato correttamente, essendo in posizione ovviamente più privilegiata rispetto a quella delle nostre telecamere, quindi è passato il pallone interamente. 1-1 per la Brianza Olginatese, che poi è riuscita anche a centrare il bottino pieno grazie a una conclusione davvero imparabile del suo numero 5 Cavagna. Brianza Olginatese, che sembrava averne di più sul finire, con le idee un attimino più chiare, è riuscita a sviluppare un gioco più palla terra, pur essendo stato il secondo tempo logicamente meno lucido, quasi meno giocato rispetto chiaramente al primo tempo, dove le squadre hanno fatto vedere cose ovviamente migliori a livello tecnico. In un secondo tempo tutta sostanza di una partita decisamente equilibrata, l'ha spuntata la formazione ospite, che sembra davvero averne avuto di più sul finale. Poi c'è stato un tentativo di arrembaggio da parte dei ragazzi di Andrea Ardito, che ancora una volta si devono accontentare della prestazione, di una prestazione di qualità per quanto riguarda il primo tempo, e di una
prestazione sicuramente di carattere nella seconda frazione di gioco, dove la castellanzese ha dimostrato ordine in fase difensiva. Io oserei dire che nessuno, ma di nessuna delle due compagine, nessun difensore prende un'insufficienza quest'oggi, perché è stata davvero un match equilibrato. Gli spazi, l'abbiamo detto in telecronaca in diretta su YouTube del canale di Nero Verde Channel, gli spazi erano davvero cosa molto molto rara. Gli spazi sono stati trovati di più dalla formazione di ospite qui al Giovanni Provasi di Castellanza. Quindi si chiude questa quinta giornata di campionato al Giovanni Provasi di Castellanza con il risultato di 2-1 in favore della Brianza olginatese di mister Arioli sulla castellanzese di mister Andrea Ardito, che adesso andremo a sentire chiaramente nel post partito, intervistata dalla nostra formidabile addetta stampa Martina Crosta. Quindi ancora una volta una giornata sfortunata, per usare un eufemismo, qui al Giovanni Provasi di Castellanza, dove la castellanzese si augura, così come tutti noi di Nero Verde Channel, così come tutto il popolo nero verde, si augura davvero di tornare a vedere sul tabellone un risultato che rispecchi tutto quello che ha seminato la formazione di Andrea Ardito in campo e che in questa fase di stagione ovviamente lunghissima, che è appena agli albori, ha già seminato e di conseguenza ha raccolto in maniera non logicamente direttamente proporzionale. Io vi saluto dal Giovanni Provasi di Castellanza e do appuntamento a tutti i tifosi della castellanzese per quanto riguarda la prossima partita, che è quella della sesta giornata di campionato, sul campo della Casatese castellanzese. Seguiremo in differita, per così dire, chiaramente questo match, grazie alla presenza della nostra addetta stampa Martina Crosta e del nostro fotografo Aldo Massaruto. Noi invece ci rivedremo qui per il prossimo appuntamento casalingo della nostra castellanzese. Un nuovo saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi. Un grazie come sempre ai miei compagni di viaggio in regia Marco e Nilo. Un saluto anche da parte della voce di Nero Verde Channel Leonardo Landoni e un grazie speciale come sempre al nostro fotografo sempre titolarissimo in campo Aldo Massaruto e alla nostra addetta stampa già citata Martina Crosta. Sempre forza ragazzi a lei, come dice il nostro inno, la strada è lunga e c'è tutto il tempo di ripercorrerla con quell'entusiasmo che qui a Castellanza i tifosi neroverdi, quali voi siete e quali noi siamo, non faranno mai mancare alla squadra di Andrea Ardito. Buona domenica a tutti dal Giovanni Provasi di Castellanza, alla prossima.